Un grande successo quello che sta riscuotendo il Festival Euro-Mediterraneo, che sta portando sul palco dell'Anfiteatro di Altomonte il meglio del panorama artistico nazionale. Dopo il tributo alla voce più bella del panorama nazionale, Ornella Vanoni, con un concerto unica tappa in Calabria e sold out, nell'antico borgo ai piedi del Pollino è arrivata la comicità di Teo Teocoli. Anche per questo spettacolo tutto esaurito, è una serata d'eccezione con la satira divertente e pungente di un Teo Teocoli mattatore. Un cartellone di tutto rispetto che continuerà fino a fine settembre, regalando emozioni e spettacoli straordinari. Abbiamo allungato il cartellone, siamo passati dagli 8 appuntamenti dello scorso anno ai 18 di quest'anno. Ovviamente ci sono alcune iniziative che sono più un omaggio ai 25 anni del festival, ci sono delle iniziative che vogliono attirare l'attenzione anche sul territorio di Altomonte, dei paesi circostanti, e poi c'è il cuore duro di ciò che si svolgerà tra il festival e l'arena concerti e il borgo medievale di Altomonte. Subito dopo Ferragosto ricordiamo tre appuntamenti importantissimi, a partire ovviamente da Cristicchi, il 18 agosto ad Altomonte in esclusiva regionale, Max Gazzè che chiude gli spettacoli nel teatro il 22 agosto, e poi il 20 c'è una cosa molto particolare dedicata all'Argentina, agli italiani d'Argentina e al tango.